piena mattina, pienissima mattina. Continuiamo questa giornata così e ricordiamo che venerdì si parla di sagre, ok, bene, e di feste, piazze, dintorni, insomma l'importante è parlare di sagre ma anche andarci alle sagre, quindi ricordiamo che è importante valorizzare sempre il territorio e dare il giusto peso ma anche la giusta forchetta, quindi proprio per questo parliamo con gli ospiti di oggi. Ho il piacere di avere qua con noi, diamo il benvenuto a loro, eccoli, Laura ed Enrico, fondatori della pagina Instagram Sagrando Famosi, evviva, evviva. Ciao ragazzi, ciao, come state? Bene, dai. Bene, come va? Come sta andando? Quest'estate intanto com'è andata? Quante sagre avete fatto? Troppe. Sicuramente una ventina come minimo. Però, sì. Quindi insomma... Cioè due a weekend le facciamo. Però un bel numero, Giù soldi. Che fatica, che fatica, raga, che fatica. Per il portafogli. Sì. Anche perché oggi comunque ricordiamo che la sagra veramente si... Ora, da sempre, però oggi ancora di più c'è sempre un occhio ancora al riguardo, quindi comunque portare sempre prodotti di qualità, dare sempre il meglio per le nuove generazioni, no? Perché l'importante delle sagre è avere sì la parte diciamo storica, ma anche le nuove generazioni, portarle, ecco. Bene ragazzi, allora veniamo a noi, curiosissima questa cosa, Sagrando Famosi, pagina Instagram, guardate che spettacolo. Allora, come nasce questa idea, questo progetto, come funziona, cosa succede all'interno di questa pagina? Prego. Allora, di base nasce da una passione per il cibo, che poi si è tramutata in sagra. Bene. Quindi abbiamo iniziato a girarle nel corso di questi anni e tra amici e parenti e colleghi continuavano a dirci dai, cominciate a fare una pagina che almeno anche noi sappiamo dove poter andare a mangiare. Bellissimo. Quindi appuntamenti fissi ogni weekend, giusto? Sì, esatto. Beh, più o meno ogni weekend, dai. Beh, per noi esatto, quasi. Sì. Però di base adesso allora abbiamo un collega ci ha dato il nome e da lì ci ha convinti a partire con questo nome e siamo partiti e abbiamo iniziato a vincente sì, cioè a fine maggio oltretutto già con un importante successo, cioè un importante riscontro, anche perché vedo tantissime sagre, tantissimi eventi, e poi è bello perché voi andate a taggare gli eventi, la sagra, gli artisti presenti ogni tanto. Sì, questo è bello, bello davvero. Beh, intanto idea meravigliosa. Allora, mi sorge poi spontanea la domanda: quanto lavoro c'è dietro per fare una cosa fatta così bene. Ecco. Allora, sembra facile perché in effetti si va a pubblicare locandine già pronte, quindi sembra facile, però in realtà adesso con i mesi che sono passati ho capito, abbiamo capito che insomma c'è una ricerca costante sui vari siti, sulle pagine Instagram delle Proloco, alla ricerca di sempre nuove locandine. E quindi insomma tempo. Il tempo libero adesso è dedicato alle sagre. Io ho una pagina Instagram privata però non la guardo più, guardo ecco solo sagre. Beh, bella questa è bella, solo sagre. Ora andiamo sulle domande personali: chi cerca di più, chi trova di meno? Beh, io trovo di meno. Io cerco di più. No, perché insomma tu trovi di meno e tu cerchi di più. Esatto. No, non è scontato, perché insomma E invece... Cioè, lui è il finanziatore, io tutta la parte organizzativa. Beh, direi ottimo. Io finanzio, mangio, diamo i voti e tutto quanto. Ma Enrico, adesso passiamo a te un attimo, no? Toglimi questa curiosità. Allora, con tutte queste sagre, no? Mi sorge spontanea poi la domanda. Tantissime, perché voi le trovate tutte, diciamo, direi 99,9% tutte. Qualcuna scappa. Eh beh, insomma, sono tante. Poi apriamo una parentesi anche qua. Com'è la scelta di fare le due sagre del weekend? Cioè, voi avete tutte queste sagre, questo spettacolo, e dite: e adesso? Come facciamo? Quello è il problema. Scegliamo a caso. Quindi, perché non è facile. Poi dopo voi cosa succede quando andate a cena o a pranzo? Insomma, arrivate lì, mangiate e poi fine, oppure c'è un'idea, un progetto? No, ci facciamo il nostro giretto, controlliamo com'è, come non è, guardiamo. Sì. La pesca di beneficenza è importante. Ecco, parentesi, so che è la tua. Enrico, pesca di beneficenza. Ah vai, sfogati, raccontaci questa cosa. Ci deve essere. Ok. Punto. Sì, poi che dopo, sia insomma, grande, bella, piccola, grande, cara com'è. O meno cara, perché adesso cominciano a buttare i prezzi anche lì. I gingilli servono. L'importante, diciamo che Enrico fa tanta beneficenza. Esatto, sulle sagre sì. No, beh, insomma, diciamo che sicuramente la cosa importante è, come dici tu, deve esserci
la pesca di beneficenza. Dopo, sì, esatto, dopo perché... si guarda la birra è buona, si capisce, certo, quelle, certo, robe lì, ecco. Però la pesca ci deve essere in una sagra. Poi ci hanno chiesto in effetti di fare un voto anche sulla musica, la parte musicale. Ah, addirittura. Sì, però purtroppo noi siamo un po' antichi. Stile vecchi, e quindi andiamo a casa a letto molto presto. Presto. No, vedo anche comunque le foto che voi fate, perché poi a volte cioè chiaramente fate anche le foto documentate, i piatti, ho visto, sì, ecco, beh, la pesca. Cerchiamo di far vedere, perché allora cerchiamo di far vedere quello che noi vorremmo vedere se andassimo in una, certo, sagra non conosciuta, da farci un'idea, per sapere com'è, ah, come non è. Con tanto di voti, quindi, certo, ad esempio. Pagelle, diciamola sta cosa, sì, diciamola. Sì, come funziona? Stiamo proprio vedendo in questo momento, location ad esempio 9, parcheggio 8,5, meno, cioè tutti i voti altissimi. Finora dove era, finora quasi? Sì. San Giorgio in Salici. Esatto. Però servizio 7,5, birra 8,5, pesca di beneficenza 8, l'esperto. Esatto, esatto. E quanta fatica fate a assaggiare le birre? Tantissima, tantissima. Si vede, è partito, infatti. Beh, insomma, sono, raga, è un duro lavoro questo. E a casa non ridete, perché fatelo voi se siete capaci. Oh, qualcuno deve pur farlo. Bene. Per la dieta. Beh, insomma, esatto, ci vuole, ci vuole. Allora, intanto facciamo una cosa insieme. Prima ho detto, apriamo una parentesi, quando dicevamo, sì, pubblicate, insomma, il 99,9% delle sagre. Raga, il punto è questo. Se siete un'organizzazione, una pro, cioè, mandate, comunicate, esatto, questi, sì, eventi. Sì. Comunicate. Esatto. Perché poi dopo, quando li, certo, quando li comunicate a loro, e poi dopo, insomma, poi dopo potete anche venirci a trovare in, esatto, studio. Insomma, troviamo sempre la quadra giusta per raccontare cose belle insieme ai ragazzi di Sagrando Famosi. Poi, insomma, chissà, speriamo di parlarne più spesso. Ma adesso tutto questo è lavorazione. Sì, esatto. Pagina Instagram, eccola qua, corretto? Esatto. Allora, facile, amici a casa, non fate i tirchi, tirate, esatto, fuori lo smartphone, mettete il vostro segui, che è gratis, ovviamente. E qua potete stare aggiornati con tutte le sagre possibili, immaginabili. Ci sono di tutti i gusti e oltre, perché veramente, ecco, offrono tanto, tanto, veramente, sia di, allora, menù che di intrattenimento. Domanda difficilissima, qua tre in mano già. Allora, quale, allora, non esiste la sagra bella e la sagra brutta, no, questa è una, no, cosa, no, che non esiste, non esisterà mai, e non, cioè, non esisterà mai prima. Qual è la sagra che vi è capitata la più strana? Cioè la più strana, diversa, con una particolarità che vi è rimasta impressa, intendo. Quest'anno quella di Manune, sì, ci siamo divertiti un sacco, che, okay, non tutti, piccola, sanno dov'è Manune. Però un, spieghiamolo, piccolo borgo in Val Sorda, okay, sotto Molina, diciamo, okay, in Fumane, sì, sì. E questa contrada organizza questa sagra ogni anno, dove fanno di base i bogoni. Il piatto dei bogoni, per chi piace. Ha detto bene, il bogone è volontà. Esatto, bogone è volontà. Raga, bogoni, no, sapete bene. E lì ci si diverte sempre. Ma cioè, perché? C'è un motivo? Perché? Perché è proprio ancora genuino, c'è uno spirito vecchio proprio stile, okay, di far festa. Lì c'è proprio voglia di far, gli organizzatori far sono, sì, tutti, sì, fuori di testa. È quindi piccola, bello, sì, però è bella. È bella. C'è un borghetto bello, tutto, ma vecchio stile. La pesca c'è? No. No. Ah! No. No. Però hai detto subito, hai detto vecchio stile. C'è, vecchio la pesca delle piante. Piante. Ah, non è la pesca di beneficenza, certo, però, certo, però c'è la birra buona, i bogoni buoni. Bello. Immagino che vi piacciono i bogoni, esatto, giustamente. A me sì. Allora, ecco. A me sì. Però vedi, non, cioè, non importa il gusto, del, no, piacere, no, c'è, insomma, proviamo un po' tutto, l'unione, certo, sì, sì, certo, sì. Bene. Ma gusto proprio, nel senso, ma noi diamo i voti, però insomma, se uno non gli piace, ci sta, ci sta. Cioè, ultima cosa, quest'anno, parliamo di quest'anno, qual è la sagra dove avete preso più acqua? Magari non so se c'è stata, o se siete rimasti, no, a casa con la pioggia. Ma in realtà finora no dai, dove pioveva siamo andati sotto un tendone, la festa era tagliata, pioveva, poi guardiamo anche in base al tempo, in effetti poi scegliamo la, certo, sagra al coperto, ovviamente. Certo, certo, sono diventato impegnativo. No, sai, succedono d'estate anche queste cose, sì, un po' strane. No, finora no, dai, quest'anno niente. Beh, insomma, raga, io vi ringrazio di cuore per essere stati oggi con noi. Ci sarebbero un sacco di, grazie, cose da dire. La prossima volta. Esatto, nel senso, sarebbe bello, lo dicevamo prima, lo diciamo anche qua in diretta, sarebbe bello parlarne più spesso, che ne so, il venerdì, una chiacchiera. Sicuramente noi la faremo sulla vostra pagina, certo, perché è bella, ci piace tanto, grazie, davvero, e soprattutto sempre aggiornata. E poi quando avete la possibilità, insomma, un collegamento telefonico, noi, o fisico, porte aperte, chiaramente siete sempre benvenuti, e soprattutto grazie. Grazie di cuore. Grazie, grazie, grazie Laura, grazie Enrico, grazie mille. Ci vediamo, continuate a
voi a seguirci, noi anche. Esatto. Poi insomma, come si suol dire, avanti e viva le sagre. Viva le sagre. Grazie raga, grazie di cuore. Andiamo avanti. Allora, musica, arriva Alfa con Bellissimissima. L'avete mai detto, uomini, alle vostre dolci metà in quest'estate? Allora, se non l'avete ancora detto, senti quanto amore, oggi sento il cuoricino, ditelo. Sei così bella, anzi bellissimissima. Musica.